Buonasera, benvenuti al Via, una nuova puntata di Domenica Sport Sera, sempre in diretta qui su Radio Siena TV. Ora apriamo la nostra pagina dedicati ai dilettanti, poi aspettando ovviamente Alessandro Lorenzini per tutto il programma. Come detto, apriamo la nostra parte dei dilettanti, abbiamo due super ospiti telefonici. Il primo è davvero un giocatore incredibile, giocatore del Montalcino, rientrato in campo, in formazione, in forma dopo un infortunio, e ora sta facendo davvero la differenza, ma questo era prevedibile. Allora vado a salutare Tony Vasseo. Tony, ci sei? Sì, ciao Giovanni, buonasera. Sono contento di sentirti perché l'ultima volta che ci sentimmo stavi quasi rientrando dall'infortunio, ora sei rientrato e insomma stanno ingranando le cose bene finalmente, no, a Montalcino. Sì, anzi grazie che mi hai portato un sacco di fortuna. ora è che il rientro di un giocatore determina proprio l'andamento della stagione, perché io ero convinto delle potenzialità di questo Montalcino anche fuori, però bene, stiamo andando così e dobbiamo continuare. Eh sì, perché poi conoscendovi so che ci credete alla grande remontata, no? Come si dice, sono convinto e secondo me ce la potrete fare, state puntando sempre lassù, vero? Sì, no, vabbè, fuori discussione negare questa cosa qua, perché il valore dei giocatori è gigantesco. Ora che abbiamo preso anche Lorenzo Grossetti, cioè, è inutile nascondersi, l'obiettivo è quello, è più punti possibile. Poi siamo anche, tra parentesi, anche fortunati, perché quelle davanti a noi non stanno tenendo un ritmo così difficile da raggiungere, quindi ci vediamo sì. Ci credete? Poi ha detto bene, avete preso un ex Robur come Lorenzo Crocetti, compagno d'attacco ideale, no? Soprattutto forse tra le mura amiche, che riesce a fare un po' di battaglia davanti, lasciando magari te e gli altri al tiro. Sì, ho conosciuto poco, che è arrivato venerdì, abbiamo fatto un allenamento e oggi alcuni minuti insieme. Il valore è fuori discussione. Un grosso saluto va anche comunque a Andrea Pecchi, che ci ha lasciato per fare un'altra scelta, e con lui avevo legato tanto, penso, e mi dispiace, quindi gli auguro veramente di fare bene alla Sansovino, e mi auguro anche insomma che si riesca a trovare una super intesa con Lorenzo, perché ora bisogna ingranare e andare avanti partita dopo partita. Sì, partita dopo partita, e qualche partita fa abbiamo pescato di nuovo un tuo gol, forse non di domenica scorsa ma di quella prima, e magari lo commentiamo insieme. È un gol straordinario, ma cosa hai fatto questo gol? Non so se lo vedi, ma insomma l'avrai visto. Sì, no, ora non sto guardando la televisione, però me lo ricordo bene. Sono cose di queste fanno piacere di guardare, danno morale. E niente, ho messo una palla meravigliosa Nicolelis, e niente, ho calciato come avevo su un campo difficilissimo, quindi mi ricordo l'importanza del punto più che altro, perché era veramente difficile ritirarla su quella partita, quando vai in svantaggio su un campo molto peso. Sì. Spesso è difficile riadrizzarla, quindi sì, perché è un gol davvero di una coordinazione, ma non solo la coordinazione, perché una deviazione al volo, ma la potenza con cui hai tirato è emblematico, il portiere che rimane esterrefatto, davvero un gran gol. Questo è uno dei più belli che hai mai segnato? Sì, fa... Va subito nella classifica lassù, sì, proprio sì. Grazie, anzi. Davvero, davvero un gran gol, lo stiamo rivedendo decine di volte perché è straordinario, veramente una coordinazione davvero grandissima, e questo è stato un punto importante che poi è arrivato con altre due vittorie, no? Quindi sempre sofferte, perché non è mai stato facile, però sono punti che muovono la classifica in un girone davvero complicato, forse di più del previsto, però come hai detto bene te, nessuno è scappato, una classifica cortissima e siete a 4 punti dalla vetta. Esatto, è importantissimo non perdere fuori casa. È chiaro che affrontiamo comunque tutte squadre che,
che ci temono, lo sanno, e fin dall'inizio del campionato, anche quando andavamo male, è sempre molto difficile affrontare queste partite fuori casa, eccetera. Quindi se si riesce a ingranare che fuori casa non si perde e in casa si vince, con il ritmo delle squadre che abbiamo davanti possiamo veramente ambire a cose grandi. Quindi non voglio nemmeno sbilanciarmi a dire cose sbagliate, però ho troppa stima della squadra e di quello che stiamo facendo, come stiamo lavorando, quindi sono fiduciosissimo. Ti aspettavi però questa difficoltà iniziale, te che hai cambiato aria, insomma una nuova squadra anche per te, una nuova avventura, una nuova categoria, perché non penso tu abbia mai giocato in promozione? Sinceramente in preparazione, vedendo tutti i valori che avevamo eccetera, no. Sarei un falso a dirti il contrario, perché eravamo veramente in una situazione critica fino a qualche domenica fa. Poi analizzi le partite e come sono andate, mi pare che te lo ridissi anche quando mi telefonasti, sì, l'ultima volta, e dici che possono succedere queste cose, perché mi ricordo delle partite in cui non siamo mai usciti dall'area avversaria, non dico la metà campo, dico l'area, e poi un palo, una traversa, oppure un rigore sbagliato, oppure insomma avevamo avuto una quantità di sfortuna secondo me notevole. Adesso invece no, perché le cose a volte, come oggi ad esempio, abbiamo sofferto un po' fuori casa, perché comunque sia l'avversario era anche molto molto bravo, perché c'era Capitan Violetta, insomma una squadra importante, e niente, abbiamo avuto quel pizzico di fortuna anche, però siamo stati veramente compatti, siamo stati una squadra vera e propria oggi, quindi ci meritiamo questa vittoria e ce la prendiamo. E ce la prendete certamente, tra l'altro con una classifica, si diceva, davvero corta, forse non l'avevo nemmeno mai vista una classifica che dal primo al nono, decimo posto in 4 punti, ci sono tante squadre nel mezzo, però la ricetta giusta, penso che nello spogliatoio con lo staff ne parlerete, è quella di muovere la classifica sempre, no? Esatto, come ti ho detto prima è importante, quando non puoi vincere è l'importante non perdere, quindi questo deve essere il nostro motto. Poi nelle nostre, cioè quando è possibile invece bisogna portare a casa 3 punti, cosa che all'inizio del campionato non siamo riusciti a fare, nonostante invece ce le meritavamo. Quindi adesso magari se si riuscisse pure a raccattare qualche punto, qualche vittoria immeritata, ben venga. Direi, sono molto soddisfacenti, no, quando accadono, quindi ben venga ovviamente. Per quanto riguarda il team Montalcino, comunque un grande staff, una grande dirigenza, il presidentissimo Lo Sappio, Maura, come hanno vissuto insomma, questi mesi difficili, forse troppo turbolenti, no? Poi è passato tutto, ora si respira fiducia e serenità, immagino. Sì, ma come in tutte giustamente le società, dove c'è ambizione, è chiaro che quando inizi con il freno a mano tirato così, dispiace a loro che sono gli addetti ai lavori, che hanno fatto le scelte ad inizio stagione, dispiace a tutti. È chiaro che hanno fatto le loro mosse e al momento risultano vincenti, è chiaro, ripeto, ribadisco, ci è dispiaciuto tanto interrompere il rapporto con Mister Corbucci, certo. Che tutti quanti, faccio da portavoce, ma è veramente il pensiero comune della squadra, ci trovavamo davvero tanto bene, però è chiaro che poi la società è arrivata a un certo punto, deve prendere delle decisioni e vanno rispettate nel bene e nel male, certo, quindi certo. In questo momento possiamo dire che sono state decisioni fatte bene, e vediamo con il tempo, insomma, io ripeto, sono fiducioso, ero fiducioso prima con l'allenatore precedente, sono fiducioso adesso, quindi noi adesso dobbiamo veramente ingranare e fare quello che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Eh sì, poi ora prima delle feste sarebbe buono, no? Avere davvero magari meno punti, invece 5, magari andare a 2 o meglio. Esatto, sarebbe una grossa cosa. Ora rimettiamoci un po' di questa partita,
settimana e si pensa subito alla prossima, ecco, quindi bene, bene. Da giocatore di livello assoluto quale sei, ti ho sentito già l'altra volta comunque molto fiducioso, molto contento comunque della tua scelta, perché ripeto, hai giocato, non avevi mai giocato in promozione, immagino, quindi sei sceso di categoria in questo senso, hai sposato questo progetto e ancora ora ti sento ancora più fiducioso, quindi è una scelta che rifaresti, sei soddisfatto, perché poi non è stato nemmeno facile per te con un infortunio subito alla prima giornata, no? Sì, sì, parto dalla prima domanda che mi hai fatto, la scelta la rifarei sempre, sì, anche perché sono troppo orgoglioso per dirti il contrario, anche se non fosse così, quindi sì, la rifarei. Ho sentito fin da subito la grande fiducia di Bernardo, di Luca, insomma, dell'ambiente, quindi sì. Poi l'infortunio è chiaro che sono un giocatore che scende di categoria, quindi le aspettative sono anche tante, e ripeto, io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, potevo anche fermarmi più di un mese e mezzo, e quindi cioè, fin da subito, certo, comunque, nonostante tutto, sua, della società, come è giusto che sia, credo, in questi casi, e niente, come ero fiducioso da infortunato, lo sono ora che vinciamo e che ho ritrovato anche il gol, quindi bene che si continui così. Eh sì, lo immagino davvero, quindi Tony, sì, ti mostri come sempre un giocatore clamoroso, l'abbiamo visto dal gol ma anche fuori dal campo, davvero grandissimo, quindi Tony ci riaggiorniamo magari più vicini alla vetta, va bene? Ti richiamo. Va bene, sarà un piacere risponderti, vai, magari passo anche magari. va bene. Grazie Tony, un saluto, ciao. Buonasera. Tony. Arrivederci. Un grandissimo Tony Vasseur, davvero un giocatore straordinario, l'abbiamo anche intravisto da quella rete clamorosa, davvero un giocatore insomma fortemente voluto dal presidentissimo Lo Sapio, dalla Siena Longhese, è passato al Montalcino, finalmente dopo un infortunio sta facendo la differenza e sta lanciando la rimonta del Montalcino nel girone C di promozione, davvero complicato soprattutto all'inizio, ma che ora la vetta sembra molto più vicina. Andiamo ora invece a parlare di prima categoria e andiamo a parlare con un mister che sta facendo davvero davvero qualcosa di straordinario. Ordinario. Magari ai lavori non ci speravano, invece il Ponte d'Arbia di Mister Lì ci sta facendo davvero grandissime cose. Marcello, mister, ci sei? Sì, ciao Giovanni. Grande mister, sono contento di sentirti, in un momento bello ci siamo sentiti qualche mese fa e ora in un altro momento particolare, perché avete fermato la capolista, avete vinto anche oggi, cioè davvero state facendo cose grandiose, forse nemmeno voi vi immaginavate, no? Diciamo di sì, però ci credevamo, a noi all'interno del gruppo ci abbiamo sempre creduto su questa squadra. Oggi è stata una piccola soddisfazione, perché la vittoria ci voleva, da tanto che la stavamo cercando e non veniva. E quindi quella partita di oggi, che è stata una partita anche oggi molto difficile, molto tirata, ci ha permesso però, ecco, di portare a casa 3 punti che ci danno un po' di ossigeno, perché il nostro obiettivo poi, come al solito, rimane il solito, la salvezza il primo possibile, se ce la facciamo, ecco. Certo, ve lo immagino, però un campionato, lo sappiamo, lo diciamo sempre, davvero equilibratissimo, con le forze in campo sempre sul filo dell'equilibrio, quindi avete comunque, mi sembra, messo un passo comunque da squadra saggia, da squadra esperta, e invece siete estremamente giovani, no? Sì. Siamo giovani, però nello stesso tempo stiamo cercando di esprimerci con tutte le nostre potenzialità, quelle che abbiamo, con le caratteristiche di questi ragazzi, che soprattutto con la forza del gruppo. Poi in questo momento stiamo anche molto bene fisicamente, cioè, grazie anche al lavoro che si sta facendo dal punto di vista fisico del preparatore, lo stabile, e quindi stiamo cercando di incamerare più punti possibili e cercare di tirarci su, però l'importante, ecco, che rimane sempre questa forza della determinazione da parte, ecco, del gruppo. Io ci tengo parecchio a ricordare questo, perché l'ambiente del gruppo può portare tanto, tanti punti, e poi alla fine
tante piccole soddisfazioni. È vero, perché poi abbiamo avuto ospite nelle bandiere qui in studio, Fei, il capitano ovviamente, che ha parlato sempre bene ovviamente del Ponte d'Albi, è rimasto lì, parla davvero con grande trasporto e passione di un paese intero sempre a seguire comunque la squadra. Questo è vero, l'hai incontrato anche te questa cosa? Sì, sì, dal primo giorno, cioè, siamo stati sempre tutti molto vicini, un ambiente molto familiare che ti permette di lavorare anche con tranquillità, che ti dà la possibilità, ecco, di stare tranquillo tutta la settimana e cercare il possibile poi la domenica di esprimersi. Eh sì, davvero, di esprimerti alla grande, perché l'ho detto prima, vorrei parlare di quello, avete fermato la capolista, siete stati gli unici, dopo 10 vittorie consecutive se non sbaglio, siete riusciti a fare un'impresa, no? Sì, allora, se vogliamo dirla tutta, ci manca anche qualcosina, perché all'ottantesimo ci hanno negato un rigore, ora non è che voglio fare sempre la vittima e il cagnone, però un rigore sacrosanto visto da tutti, con l'Albinia, che praticamente poteva sicuramente fare, diciamo, esplodere tutto a Ponte d'Albi. Però va bene lo stesso, non mi lamento per quello che si sta facendo. Credo comunque che l'Albinia sia una squadra attrezzata, cinica, ma forse tra quelle che ho incontrato forse non è neanche la più forte. Ah. Da un punto di vista tecnico secondo me ci sono squadre tipo Massa Valbiana, tipo anche Ponte del Verde, Carlino, che potrebbero sicuramente, anche Pienza, certo, una squadra molto forte, che potrebbero dargli filo da torcia, solo che la differenza è che loro sono molto molto cinici, al primo errore ti castigano. Eh sì, è quello, sono cinici, è vero, perché vincono sempre un gol di scarto, è vero, verissimo. Invece voi siete riusciti, dopo 12 vittorie su 13, a bloccarli, il Ponte d'Arbia, questo dai, è bello, no? No, è bello, scarto è una soddisfazione per il gruppo. Certo, me lo... Per i ragazzi, perché sono messo anima e cuore come oggi, ci mettono sempre anima e cuore in tutte le partite, noi chiediamo sempre di fare il massimo e questo mi fa molto piacere soprattutto per loro, perché alla fine su questi ragazzi, ora il campionato è lunghissimo Giovanni, sicuramente avremo tante altre partite, quindi non si è fatto nulla, dato domenica abbiamo uno scontro importantissimo a Torrenieri, quindi non vorrei, diciamo, essere troppo sulle aree dell'entusiasmo, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e cercare di incamerare tutti i punti possibili fino alla fine. Ecco, i conti, come sempre hai detto a tutti, si fanno ad aprile maggio. Sì, perché poi appunto è un campionato, vabbè, l'Albinia a sé, a parte voi l'avete bloccata, anche il Pienza ha detto bene, sembra prendere un po' il volo dal secondo posto, poi la classifica in realtà è molto corta, questo è un buon, è un pro e un contro, perché insomma nelle parti dietro, nella bagarre dietro è davvero difficile, no? Bisogna sempre muovere la classifica, anche con squadra, ha detto bene te, San Miniato, il Torrenieri, che stanno faticando, quindi è davvero difficile. Ma l'importante, sì, è vero, è un campionato molto molto equilibrato, anche perché domenica scorsa noi abbiamo incontrato il Sorano, che ora è ultimo in classifica, ma è una squadra davvero, diciamo, importante, anche come noi. E il Gracciano stesso non è una squadra che tu puoi considerare come una squadra materazzo, ma sono tutte squadre che danno l'anima in campo. E quindi è un campionato equilibrato sotto questo punto di vista. Sono convinto che le tenenti tutte potranno fare, diciamo, molto bene, perché sono tutte attrezzate per poter salvarsi, almeno sono convinto di questo. Sì, perché poi hai detto bene, anche il Gracciano che oggi ha impattato con il Torrenieri 3-3, una partita davvero incredibile, con un Torrenieri che è davvero forse un po' maledetto quest'anno, Mister Marchi, insomma, che conoscerai ovviamente, e il San Miniato di Mister Mastacchi sta soffrendo con due squadre degne di questo nome, quindi è davvero una grande bagarre e bisognerà fare punti anche purtroppo nei derby, come hai detto te, domenica vi incontrate il Torrenieri, insomma. Sì, va bene, comunque, ecco, Torrenieri e San Miniato sono due squadre che secondo me hanno questi momenti, stanno avendo dei momenti di difficoltà, ma alla lunga i valori escono, quindi hanno dei valori importanti e sicuramente faranno bene, anzi, sono convinto, visto la classifica molto corta, è un campionato equilibrato, bastano 2-3 vittorie per portarsi subito in zona playoff.
E queste sono quali da playoff, insomma. Sono d'accordissimo. E in fase invece, per quanto riguarda sempre il tuo ponte, di essere nativi, so che già scatenavo sul mercato per darti qualche rinforzo. Dov'è bisogno? Davanti, immagino? Il mercato? Il mercato. No, il mercato lo fa il direttore sportivo e Nativi e il mio preparatore atletico, uno stabile, loro fanno il mercato. Quindi questa è la cosa, dichiarazione facile per non essere invischiato nel calcio mercato. Però è vero, salutiamo il super di Est Nativi, che tra l'altro di estate ha fatto un lavoro straordinario, perché osando e cambiando tantissimo invece ha beccato davvero, oltre ai buoni giocatori, anche ragazzi che stanno stare dentro una squadra. Questo non era facile. Come tutte le Pronto? Sì, ti sentiamo mister. No, dicevo, come tutto, quando ci sono dei cambiamenti è normale che non è semplice fare una rivoluzione, una mezza rivoluzione rispetto alla squadra dell'anno scorso che aveva fatto benissimo. È chiaro che bisognava trovare un po' di quadratura. Per ora ci stiamo riuscendo e io spero vivamente che questo possa andare fino alla fine, insomma. Sì, sono convinto e insomma lo stai dimostrando sul campo, anche se l'hai detto bene, non sarà facile, ci sarà da soffrire tanto, ma saranno anche gioie, sono convinto. Quindi mister, ci risentiamo, intanto ultima buona tranche prima di Natale, che è importantissimo magari fare qualche punto ora. Grazie mille. Ciao mister, grazie. Ciao, a mister Gianni, Lisci. Grazie, saluto a tutti. Grazie mister Lisci, Marcello Lisci, davvero quest'anno a Ponte d'Arbia, una mezza rivoluzione, come ha detto, cambiamenti grossi, davvero evidenti, e invece il Ponte d'Arbia sta facendo davvero bene in un campionato difficilissimo, anche se la strada sarà ancora difficoltosa. La super sfida di oggi invece era, a cura sempre di Lorenzo Bullo, quella tra Rosia e Raddese. C'era un grandissimo derby, si affrontavano quindi Gledi Merca e Umberto Basile. Sul campo della super sfida ha vinto Gledi Merca, davvero un grande giocatore per la terza categoria ovviamente, ma sul campo invece la Raddese ha vinto 2-0 sul campo del Rosia, continuando la striscia positiva dopo aver bloccato due volte la capolista Quercegrossa e la Virtus Poggibonsi biancoazzurra. Quindi davvero complimenti, questa era la super sfida. Andiamo a vedere velocemente le cards di Sport Siena, quindi andiamo a vedere un giocatore straordinario, quindi un punteggio elevatissimo per Giovanni Bandini. Come sempre sono gli ospiti e sono stati qui a Mondo Dilettanti il mercoledì sera. Giovanni Bandini, valore 91, giocatore del Mazzola Vallardia, davvero straordinario, quindi veramente un voto meritatissimo. E l'altro, andiamo a vedere di chi si parla, un altro grande giocatore è stato qui ospite in studio, eccolo qui, Federico Lovaglio, difensore centrale del Castellina Anchianti, un Castellina che oggi ha fatto una grande vittoria, 3 punti con un gol di Virto, davvero, davvero straordinario. Questo è Fede Lovaglio, tutti gli ospiti ovviamente, come vi dicevo, che sono stati qui in studio da noi durante la puntata di Mondo Dilettanti, ogni mercoledì 22:45. Ora andiamo in un piccolo break pubblicitario, siamo sempre in diretta su Radio Siena TV e tra poco arriva Alessandro Lorenzo. State con noi. La Domenica Sport su Radio Siena TV, buonasera ad Alessandro Lorenzini, Domenica Sport Sera. Come ogni domenica abbiamo iniziato con il calcio dilettanti e Giovanni D'Agostino, proseguiamo con tutti gli eventi sportivi del weekend senese, basket, pallavolo, pallamano e poi judo, karate, insomma parleremo di tutto in una puntata che come sempre si concluderà con l'ampia pagina dedicata al calcio e al successo della Robur di ieri sera contro il Como, con immagini, interviste e analisi. Cominciamo con il basket, partiamo questa sera dal basket di Serie B femminile, perché dobbiamo celebrare una bella vittoria, quella del Costone femminile, il Drago La Fornace, che ha battuto, ha scancellato, permettetemi il gioco di parole, Lavagna, 47-44, risultato in trasferta della squadra di coach Davide Fattorini, che abbiamo in collegamento, lo ringrazio, buonasera coach. Buonasera a tutti, buonasera, grazie a voi. Una vittoria di carattere della sua squadra, coach. Sì, ieri era stata veramente una bellissima partita di queste ragazze,
che si sono compattate veramente, soprattutto la fase difensiva, e hanno portato a casa una vittoria importante in un campo difficilissimo dove molte, secondo noi, avranno, perderanno dei punti, quindi siamo contenti e per la prima volta abbiamo visto una squadra veramente che andava per 40 minuti, è andata su tutti i sempre, quindi siamo molto felici. Tra l'altro, insomma, lo abbiamo detto molte volte, non è semplice, coach, ripetere l'impresa dello scorso anno, siete partiti anche con presupposti diversi, quindi, come dire, questo percorso di crescita passa anche da vittorie come queste di carattere fuori casa, no? Sicuramente, questo fa parte del nostro percorso e spero che si dia sempre più convinzione anche delle caratteristiche che abbiamo e delle possibilità che abbiamo. Non potremo ripetere quello dell'anno scorso, il percorso, però potremo togliersi altre soddisfazioni anche quest'anno. Spero, mi ha detto, che questa vittoria ci dia ancora più forza interna e per poi lavorare ancora meglio. Insomma. Lavorare anche in vista del prossimo turno, lo vediamo, il prossimo turno del campionato di Serie B femminile con la nuova trasferta domenica prossima alle 18.30, lo vediamo nella schermata per l'undicesima giornata contro Firenze, coach, altra partita insomma da prendere con le molle. Sì, andiamo a Firenze dalla capolista in battuta, certo. Quindi sarà una partita difficilissima sulla carta. Però non abbiamo niente da perdere, quindi andremo lì a fare sicuramente la nostra partita tranquilli e sereni, però convinti di poter provare almeno a mettere un po' di bastone tra le ruote. Poi faremo una partita perfetta e loro avranno qualche problema, speriamo di portare a casa anche questo. Assolutamente, grazie, buona serata, buona domenica a David Fattorini. Grazie. Anche a voi. Noi ci leggiamo il resto delle partite per l'undicesima giornata del campionato di Serie B femminile per completare il quadro. Già Grosseto, Basket Femminile Pontedera, sabato alle 18, sempre sabato Pallacanestro Perugia, Amatori Pallacanestro Savona alle 18.30, mentre alle 21 La Spezia, Florence Basket e alle 21.15 Prato, Lavagna. Alle 18 di domenica San Giovanni Valdarno contro Avvenire Rifredi, alle 18.30, come abbiamo detto, il Drago La Fornace Costone che andrà sul parquet della capolista Firenze e poi chiude il quadro alle 20.30, le Mura Spring Basketball contro Basket Pegli per questa undicesima giornata di campionato, del campionato di Serie B femminile. Parliamo sempre di basket, passiamo alla Serie C Gold maschile, passiamo quindi alla Virtus che purtroppo esce, e lo vediamo nelle immagini, esce sconfitta dalla trasferta con Val di Sieve sul campo di Pontassieve che vediamo appunto in queste immagini, una trasferta non facile, 67-64 risultato finale della partita per gli uomini di coach Maurizio Tozzi. Fuori Bartoletti, una assenza che è pesata evidentemente nel roster rosso-blu, una partita con diversi errori soprattutto nella seconda frazione, nel secondo quarto per la squadra della Virtus, con i padroni di casa che rientrano molto aggressivi e determinati all'inizio del terzo quarto e lì probabilmente si decide la partita. Nell'ultimo periodo la squadra virtusina prova a rientrare, arriva anche ad accorciare le distanze fino a mettere la testa avanti con un canestro di Casoni su assist di Ndur, 63-64 a 42 secondi dalla fine, ma alla fine appunto è Val di Sieve che si aggiudica la partita riuscendo a recuperare proprio negli ultimi 40 secondi e fermando la Virtus a quota 64, mentre Val di Sieve appunto chiude con 67 punti all'attivo. Ci ascoltiamo brevemente il commento alla fine della partita del coach Maurizio Tozzi, lo ascoltiamo insieme. Right.
Ci scusiamo per l'audio di questa intervista, ma non è nostra produzione, abbiamo comunque voluto fornire il commento del coach Maurizio Tozzi per darvi appunto un'informazione chiaramente completa. Ci vediamo il prossimo turno per quanto riguarda la serie C Gold di basket, la 13ª giornata, questo è il programma di domenica prossima, tutte le gare alle 18, Spezia Val di Sieve, Acea Virtus Siena contro Don Bosco Livorno, quindi derby molto sentito, molto complicato per la squadra di Maurizio Tozzi, Altopascio Fides Montevarchi, Castel Fiorentino Valdarno, Pallacanestro Prato, Pallacanestro Agliana e poi PL Livorno San Giobbe Chiusi e Olimpia Legnaia Libertas Montale. Parliamo ancora di basket, di C Silver in particolare, con pochi minuti fa la conclusione della partita, vediamo anche questa nelle nostre immagini, della Vismederi che ha faticato ma ha piegato Valdera, 60-57 risultato finale, quindi torna la vittoria la Vismederi a Nicostone, superando appunto in un finale infuocato la Pallacanestro Valdera che fino all'ultimo ha cercato di espugnare il parquet di Montarioso nonostante l'assenza pesante di un pezzo pregiato quale Bargelli. Gara equilibrata in sostanza fino al 35esimo, 49-49 il risultato, a 5 dalla fine, poi la Vismederi grazie a una difesa eccellente con soprattutto Catoni è riuscita a scappare via portandosi sul 58-49 a 2-56 al termine grazie agli assoli di Tognazzi, Bruttini e lo stesso Catoni e le invenzioni di Duccio ben in casa. Sembrava fatta, ma poi nel finale la squadra del Costone si è un po' complicata la vita e ha avuto il recupero degli ospiti, ma poi è riuscito comunque a chiudere con il 60-57 finale, due punti preziosi importanti appunto per la squadra del presidente Emanuele Montomoli. Noi ci andiamo ad ascoltare quello che ha detto il coach del Costone alla fine della partita, Francesco Braccagni. Con Francesco Braccagni al termine di una partita importante che il Costone ha vinto contro Valdera. Sì, era un'altra grande partita, un'altra partita importantissima. Venivamo da una settimana difficile perché la sconfitta del derby di Colle ci ha un po' segnato sotto diversi punti di vista e quindi siamo partiti un po' troppo nervosi, un po' troppo contratti. La dimostrazione sono stati 25 punti dei primi due quarti. Però ho detto ai ragazzi che non sempre le partite vanno allo stesso modo, non sempre gli avversari sono gli stessi e quindi siamo stati bravi comunque a fare della nostra forza, abbiamo fatto una grandissima difesa contro il migliore attacco del campionato, hanno una media di oltre 90 punti a partita, quindi l'abbiamo lasciati a 57 regalando almeno 2-3 palloni nell'ultimo minuto, quindi di questo sono contento. Sono contento del risultato perché comunque ci proietta in una posizione importante di classifica e ci permette di lavorare con più serenità in queste settimane prima di Natale. Logicamente la partita sapevamo che era complicata sotto tutti i punti di vista. Un finale di girone di andata piuttosto intenso per il Costone, abbiamo Quarrata domenica prossima e poi andiamo a Livorno contro una grande squadra che è la Libertas. Sì, ma tanto sono tutte partite difficili, tutte le domeniche sono qui a commentare una partita difficile, un avversario intenso, un avversario che ci mette in difficoltà, quindi lo sappiamo. Quarrata è una delle squadre costruite per il salto di categoria, sappiamo benissimo che sono una grande squadra, verranno da noi domenica, cercheremo di lavorare bene in settimana per prepararci al meglio la partita di domenica. Infermeria tutto a posto, so che Panichi ha qualche problemino. Sì, Panichi ha subito un brutto colpo venerdì, l'ultimo allenamento e stasera non abbiamo rischiato perché è un colpo alla schiena che non poteva mettere KO definitivamente, quindi mi ha detto che stava discretamente, però non abbiamo rischiato. E poi vari acciacchi, però stiamo abbastanza bene.
Allora, diamo in diretta la vittoria dell'Emma Villassiena che ha battuto pochi minuti fa al tie-break la BCC Castellana 3-2, appunto, con i parziali 24-26, 25-16, 25-21, 21-25 e poi 15-12 al tie-break, quindi una gara molto combattuta. Ne parleremo nel corso della nostra trasmissione anche con le immagini e le interviste. Noi andiamo ad ascoltarci quello che ha detto uno dei protagonisti di questa vittoria del Costone, Duccio Benincasa. Duccio Benincasa, hai fatto veramente andare in delirio il palazzetto con quella tripla a fine gara. Sì, un canestro importante che probabilmente ha un po' avrebbe chiuso la partita, ma noi poi ci abbiamo messo del nostro, io in primis, per rimetterla in gioco. Però l'importante era portarla a casa, conquistare due punti dopo la brutta partita di domenica scorsa. Siamo tornati a lottare, cosa che forse avevamo un'abitudine, avevamo un po' perso, quindi l'importante era prendere due punti e ci siamo riusciti. Una squadra, quella di Valdera, molto molto interessante, soprattutto perché è una neopromossa. Sì, sicuramente una sorpresa perché da neopromossa è il miglior attacco del campionato, stanno giocando molto bene, compreso oggi, sono venuti qui senza probabilmente il loro miglior giocatore a fare la loro partita, la loro pallacanestro, ci sono riusciti per gran parte della partita, il resto siamo stati bravi noi a impedirglielo, per cui onore a loro, stanno facendo un gran campionato. Loro sono il miglior attacco probabilmente del campionato, ma noi siamo anche la miglior difesa. Stasera ha vinto la difesa. Stasera ha vinto la difesa, speriamo anche la prossima volta. Ci aspetta quindi una partita difficile anche la prossima domenica, per fortuna in casa, contro Quarrata. Come pensi di affrontare la gara? Sì, altre due partite difficili, Quarrata in casa e Livorno in trasferta. Sarebbe importante chiudere chiaramente con due vittorie, però guardiamo partita per partita, domenica gara difficile contro un'altra grande squadra costruita per vincere, noi ci arriviamo sicuramente un po' più scarichi rispetto a questa partita di testa, perché la pressione di dover vincere per forza ce la siamo tolta, lavoreremo in settimana per affrontarla al meglio. Andiamo a vederci il prossimo turno anche per quanto riguarda la C Silver. Siamo arrivati all'undicesima giornata con il weekend prossimo Libertas Liburnia Terra Nuova sabato alle 18:15, mentre domenica alle 18 Carrara Livorno, US Livorno, mentre Valdera Libertas Livorno sarà l'altra gara. Già Grosseto Folgore Fucecchio, quindi basket biancorosso Empoli contro Juve Pontedera, la Vismederi Costone che ospita appunto Quarrata, e poi alle 18:30 chiude il quadro Colle Basket contro Audax Carrara. Parliamo ancora di basket, scendiamo in promozione, prima della partita, della bella vittoria della Mezzana, però l'altrettanto bel ricordo effettuato da tutto il palazzetto, da tutto il palaestra ieri, e come vediamo nelle immagini, il ricordo del tifoso storico Tiziano Vinciarelli scomparso in settimana, questo l'omaggio della curva bianco-verde con uno striscione che è stato srotolato all'interno del palazzetto dello sport e poi appeso appunto in curva, il minuto di raccoglimento chiesto e ottenuto dalla società e poi anche un mazzo di fiori che è stato consegnato dal capitano della Mezzana Basket Edoardo Pannini alla famiglia di Tiziano. Un saluto e un applauso di tutto il pubblico biancoverde per questo storico tifoso che purtroppo ci ha lasciato. Anche come redazione di Radio Siena TV ci uniamo ovviamente alle condoglianze alla famiglia per questo lutto. E poi la partita contro Liberi e Forti, che di fatto non ha avuto storia per la Mezzana Basket, che ha concluso 107-43 questa gara con due punti comunque preziosi ovviamente per la classifica, ma di fatto mai in discussione se non nella primissima parte del primo quarto. Poi la squadra di Binella ha preso il largo, tant'è che sono scesi in campo anche tanti under che hanno fatto la giusta esperienza, hanno dato anche ottime risposte al coach Binella. Queste appunto le immagini, vi ricordo che per quanto riguarda la partita della Mezzana potrete vedere tutte le immagini di questa gara domani alle 18 su Radio Siena TV, e noi ci ascoltiamo invece quello che ha detto alla fine della partita il coach Pierfrancesco Binella. Ma
partita l'abbiamo interpretato nel modo giusto, sapevamo che gli avversari potevano avere ovviamente delle difficoltà, siamo stati aggressivi da subito col giusto atteggiamento, abbiamo impiegato un pochino a entrare in ritmo partita anche perché siamo entrati con un assetto diverso, con un quintetto nuovo, faceva parte di un'idea di sperimentazione che avevamo. Siamo stati intensi per tutta la partita, soprattutto ho chiesto ai ragazzi di essere intensi nel terzo e nel quarto quando la partita era ormai segnata, perché ci interessava continuare ad avere il giusto atteggiamento viste partite prossime che saranno tali e dure da richiedere appunto 40 minuti di concentrazione. Lo abbiamo fatto, l'abbiamo fatto bene, abbiamo avuto modo di ruotare tutti, di dare spazio a quelli che magari fino ad oggi avevano avuto minutaggi inferiori o ridotti, e hanno risposto tutti molto bene con la giusta attenzione e nel giusto modo. Un po' di dispiacere per gli infortuni che abbiamo avuto durante la partita, quello di Collett alla caviglia penso sia una cosa un po' più semplice di quello che sembrava, adesso vedremo nelle prossime ore l'infortunio all'occhio allo zigomo di Milano, perché chiaramente venerdì giochiamo a Freccia Azzurra Firenze e abbiamo bisogno di allenarci il più possibile a pieno regime, perché sarà una partita un po' diversa in trasferta contro una squadra che dovrebbe avere delle caratteristiche un po' superiori tali da impensierirci. Ci vediamo anche il prossimo turno per quanto riguarda il campionato di promozione, decima giornata, la Crocetta San Miniato Gianluca San Fiorentino il 12 dicembre alle 21:15, come abbiamo sentito le parole del coach per Francesco Pinella, Freccia Azzurra Firenze, Estra Menzana Siena venerdì alle 21:30 e poi sabato alle 20:45 Libero e Forte Firenze contro DLF Firenze, alle 21:15 Fucecchio Atletica Castello Firenze, domenica alle 18 Montespertoli Maginot e Basket Impruneta Basket Poggi Bonsese alle 18:30. Parliamo di pallamano, cominciamo con i risultati e la classifica con una bella vittoria della Ego Handball, risultati in classifica di questo campionato di pallamano di Serie A, 13ª giornata, questi risultati, Fondi Ego Siena 27-28, bella vittoria quindi per la Ego, poi Sassari Fasano 37-32, Trieste Fressano 18-21, Sparerei Pangaita 29-26, Merano Conversano 24-30, Cassano Magnago Brixen 34-33, Colonia Bozen 25-38. La classifica che conclude questo 2019, perché come vedremo il prossimo turno è a gennaio dopo la pausa, natalizia, Conversano, Ego Siena 22, Brixen 20, Cassano Magnago 19, Bozen 18, Sassari 17, Pressano 13, Merano 12, Fasano 10, Sparen a 8, Fondi e Gaeta 6, Trieste 5, Cologne 4. Una vittoria arrivata quindi per la Ego Siena al photo finish, ne parliamo con Teresa Scarcella. Teresa, buonasera. Buonasera Alessandro. Vittoria arrivata al photo finish dopo una partita insomma non semplice, complicata, contro una squadra che ha dato veramente fino in fondo del filo da torcere alla squadra di Fusina, è andata così? Una vittoria al photo finish, sì, come hai detto, è stata una partita un po' che ha dimostrato ancora una volta che la Ego Handball non è ancora perfettamente, non ha ritrovato la forma, una prestazione, una bellissima prestazione dei padroni di casa che dal punto di vista meritocratico diciamo che meritavano di vincere o comunque di pareggiarla, alla fine la Ego ha avuto la meglio all'ultimo con un gol di bronzo, una vittoria che comunque serve soprattutto al morale della squadra, anche se come ha detto lo stesso coach alla fine della partita ci sono ancora molte cose da rivedere, questa è l'ultima del girone di andata, ci sarà la pausa natalizia, dopodiché la seconda parte, diciamo il ritorno sarà ancora più difficile perché le partite giocate fuori casa saranno quelle più difficili, l'Ego deve ritrovare un po' lo spirito che ha avuto all'inizio, perché la partita contro Fondi ha dimostrato che c'è ancora qualche cosa da migliorare, qualcosa che non va. In compenso comunque rimane in vetta alla classifica in compagnia di Conversano che ha vinto a Merano, Brixen per fortuna, insomma per la Ego ha perso, quindi ora in questo momento è seconda al secondo posto contro Cassano che invece è lì a 19 punti. Comunque la Ego deve un po' riprendersi, speriamo che la pausa natalizia faccia bene. Ecco, probabilmente servirà questo mese, perché si torna a giocare poi il 18 di gennaio, per limare le problematiche evidenziate nelle ultime settimane, no Teresa? Sì,
una lunga pausa che speriamo, insomma, faccia bene ai ragazzi di Fucina. Devono ritrovare un po' il gioco di squadra, perché nelle ultime tre partite, nelle ultime quattro a questo punto, hanno dimostrato di essere troppo, di giocare in maniera troppo individuale, problemi in difesa, anche qualcosina in attacco da migliorare, conclusioni, diciamo, affrettate, sbagliate, passaggi persi e sprecati, che non sono, diciamo, tipici dell'ego delle prime otto partite. Ci eravamo abituati ad una squadra completamente diversa. Grazie a Teresa Scarcella per essere stata con noi. Buona serata, buona domenica. Noi ci vediamo a questo punto, anche il commento alla fine della partita da parte del tecnico della Ego Handball Siena, Alessandro Fucina. Lo ascoltiamo insieme. Importantissima vittoria, partita come l'ultima, giocata malissimo, siamo stati sotto tutta la partita. È il periodo, era l'ultima partita, portiamo a casa i due punti e dobbiamo essere molto felici di questo. Adesso abbiamo una lunga sosta e potremo lavorare, prima un po' riposare la mente, il corpo e poi ricominciare il nostro percorso. Si è un po' inceppata questa macchina che fino a nove partite ha dimostrato bel gioco, compattezza, unità, e ci sarà da lavorare per me, ma che ben venga. Adesso l'importante è farsi trovare pronti negli obiettivi, quelli che contano, quando le partite conteranno veramente. È un percorso lungo, forse siamo stati un po' ammaliati dal fatto che i risultati sono arrivati subito, però c'è lo sport, la pallamano. Se fosse così semplice, allora sarebbe tutto bello e facile, però niente, ci prendiamo questi due punti importanti e torniamo a casa. Dunque, lunga pausa per la Ego Handball Siena, ci vediamo il prossimo turno, che sarà appunto a gennaio, per la prima giornata del girone di ritorno. Il 18 gennaio alle 15.45 si comincia con Sassari Fondi, alle 18.30 Trieste Gaeta, Brixen Ego Siena alle 19, così come Merano contro Fasano, alle 20.30 Casano Magnago Pressano, Cologne Conversano, poi Sparrenelpa Bozen posticipata al 29 gennaio. Ci sarà tempo quindi di preparare questa partita. Noi invece vi chiediamo solo alcuni minuti di tempo, andiamo in pubblicità e poi torniamo per la diretta. Domenica Sport Sera, state con noi. Eccoci tornati in diretta, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini. Domenica Sport Sera, parliamo di rugby con le donne etrusche, che è una delle nostre squadre che seguiamo molto volentieri. Questa domenica turno di riposo per la squadra appunto delle donne etrusche, le ragazze della franchigia Toscoumbra, dove milita anche la squadra femminile di Siena, oggi non hanno giocato. Nonostante questo, a seguito dei risultati di giornata, rimane invariata la posizione in classifica, che le conferma prime di girone. Non basta infatti la vittoria con bonus delle seconde in classifica, le belve neroverdi dell'Aquila, sulle quali le ragazze mantengono comunque un vantaggio di un punto. Domenica prossima, 15 dicembre, si svolgerà la prima partita del girone di ritorno, nella quale le donne etrusche si confronteranno in casa nel campo di Castiglione Fiorentino con le ragazze del Monte Virginio, fischio d'inizio alle 14.30. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera 22.45 con Si Fa per Sport. Racconteremo proprio nella prima parte della nostra trasmissione questa franchigia delle donne etrusche con il rugby femminile. Parliamo di judo, ampia pagina dedicata al judo questa sera, nel campionato italiano Under 15, nella mattina di sabato di ieri per il CUS Siena combatte Giulio Muzzi nei 46 kg, 7 ottimi combattimenti, perde solo con Enrichiello di Torino che vince la categoria. Nella finale per il bronzo Muzzi domina l'avversario, si porta a casa una bella medaglia frutto di sacrificio e costanza, l'atleta seguito dal maestro
Cresti che in anella un altro successo. Nel pomeriggio di ieri sempre per il CUS ha combattuto nella categoria 60 kg Guido Maffei, dopo un incontro vinto per Ippon deve fermarsi per un infortunio alla spalla che lo fa uscire prima del tempo della gara, peccato perché il judoka senese stava combattendo bene. Nell'ultima giornata del campionato italiano esordienti B a Ostia, due le ragazze del CUS, Giulia Nicciolini e Claudia Cepparullo, tutte e due nei 48 kg. Nicciolini ha disputato due incontri vincendoli per Ippon nel terzo, è stata fermata per un'azione non corretta e è uscita dalla gara, peccato perché stava arrivando, poteva arrivare alla finale. Claudia Cepparullo, blindata in un girone di ferro, non è riuscita a superare l'eliminatoria e il maestro Cresti accompagnava le ragazze come sempre. Il CUS Siena che quest'anno resta fra le prime società italiane, i ragazzi chiudono un anno che li ha sempre visti protagonisti. E in queste immagini vediamo invece quello che si è svolto oggi al Palajudo a Siena, il campionato regionale di judo kata 2019, che ha visto partecipare 30 atleti del CUS Siena in differenti categorie. Nelle classi under 12 i podi sono stati occupati da atleti tutti del CUS, conquistano il titolo Guglielmo Sensi, Elia Domenichini, Oscar Capezzuoli e Gregorio Vigni. Nella categoria under 18 si sono classificati al terzo posto Sebastian Cagnoni, Sofia Capezzuoli alla loro prima gara. Nella categoria over 18 cinture nere si sono classificate al secondo posto Serena Castignoni e Daniela De Benedictis. Al campionato regionale assoluto si sono classificati al secondo posto Luca Cavecchia e Samuel Picciafuochi, hanno conquistato il titolo regionale Yuri Ferretti e Omar Pasquinuzzi. Il CUS Siena esce così da questa gara con 6 titoli regionali, dominando sia a livello di numero di partecipanti che a livello di risultati grazie a un progetto che mette al centro i più giovani, nonché i futuri campioni. Queste le immagini anche per quanto riguarda il judo. Chiudiamo questa pagina con il karate, perché il tecnico della Karate Menzana, Antonio De Luca, ha ottenuto l'importante riconoscimento del sesto Dan di karate dalla FILCAM, la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, durante gli esami che si sono svolti al Centro Olimpico Federale di Ostia. Alla presenza del presidente di settore della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è stato infatti consegnato al maestro De Luca il diploma di sesto Dan, seguito dell'ottima valutazione ricevuta da parte della commissione esaminatrice composta dai migliori maestri della federazione. Grandi complimenti a Antonio De Luca, che porta in alto lo sport senese. Davvero un grande applauso a lui, come a tutti gli atleti, come quelli del CUS Siena Judo, che portano in alto la bandiera senese, e raccontiamo tutti questi sport anche all'interno di Si Fa Per Sport. Cambiamo pagina, parliamo di calcio di Serie C. Mi ha raggiunto in studio, lo ringrazio, Vincenzo Vullo, buonasera. Ciao Alessandro, buonasera. Per parlare di Serie C, per parlare di Robur, andiamo con ordine però. Ci vediamo i risultati e classifica della giornata, della 18ª giornata di campionato, eccoli qua, del girone A ovviamente. A Grosseto il Pontedera ha battuto la Pianese 2-1, Provercelli Pistoiese 0-0, Robur Siena Como 1-0, Arezzo Gozzano 1-0, Juventus Carrese 1-3, Lecco Olbia 2-0, Pro Patria Novara 1-2, Albinoleffe Renate 1-2, Monza Giana 3-0, Pergolettese Alessandria, scusate, 2-1. Questa è la classifica dopo i risultati della 18ª giornata di campionato, con il Monza sempre più in testa a 45 punti, Renate e Pontedera salgono a 32, la Robur sale a 31, Carrarese a 30, Novara a 29, poi Albinoleffe, Arezzo e Alessandria sono a 25, Provercelli 23, Pistoiese, Como, Juventus 22, Propatria 21, Pianese 18 insieme a Lecco, Gozzano 15 insieme alla Pergolettese, poi Olbia 11 e Giana 10 punti. E allora andiamo a vederci quello che è successo ieri sera nell'anticipo con il Como all'Artemio Franchi di Siena, nel servizio di Veronica Costa. Lo ascoltiamo e lo vediamo insieme. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Gara ad altri tempi al Franchi, dove si incontrano due delle squadre più blasonate del torneo. La Robur per consolidare la classifica e ritrovare la vittoria in casa dopo quella bella e convincente di Alessandria. Il Como invece per riscattarsi dopo l'amaro pareggio subito in casa dalla Juventus a tempo quasi scaduto. Belmonte siede sulla panchina bianconera per l'occasione, vista la contemporanea squalifica di Dal Canto e di Lamma. Siena con il 4-3-1-2, con Guidone a fare a sportellate supportato da Cesarini, con Dauri a sostegno dell'attacco. Gerli va in panchina, conferma di Arrigoni in cabina di regia. Il Como è schierato da Bianchini con il 3-5-2, arbitra l'incontro il signor Luca Angelucci. All'11esimo il giovane Peli viene ammonito per un fallo su Serrotti, sarà un giallo pesante per il giocatore. Infatti passano pochi minuti e ancora il numero 7 del Como commette una gravissima ingenuità, colpendo Cesarini da dietro in maniera plateale, ancora giallo per lui. Lì per lì l'arbitro non si avvede che il giocatore fosse già stato
stato ammonito, ma poi ovviamente se ne rende conto e gli mostra il cartellino rosso. Al 20° Dauria, ottima la sua gara, va in percussione sulla sinistra e offre una buona palla indietro da Rigoni, che si coordina e calcia bene, ma la palla finisce al lato, non di molto. Al 25° ci trova Bellemo per il Como su punizione, la palla esce al lato. Un minuto dopo, bella iniziativa di Serrotti, che dalla destra crossa bene per Cesarini, che di testa sfiora la rete. Ci provava Salo sulla ribattuta, ma per il guardaline il mago era in fuorigioco. Al 40° grande occasione per il Como, che seppure in 10 tiene alto il ritmo gara. D'Ambrosio si fa sorprendere e Gabelloni si trova tu per tu con Confente, che è bravissimo a chiudere lo specchio. Subito dopo Cesarini deve lasciare il campo per una contusione al polpaccio. Entra Guberti. Con le immagini passiamo al secondo tempo, quando al 60° sul calcio d'angolo di Lombardo D'Ambrosio ci prova in tuffo di testa, ma la palla esce. Un minuto dopo il punto decisivo, Arrigoni e Vassallo dialogano nello stretto, la palla per Dauria che propone la specialità della casa, il tiro dalla distanza, grande conclusione leggermente deviata e la palla finisce in rete per un sudatissimo vantaggio. Como sotto nonostante la prova gagliarda per i bianconeri, un vantaggio comunque frutto di una prestazione volitiva, seppure con alcune sbavature e le tante, forse troppe, palle perse. Per Gianluca Dauria il quarto sigillo in campionato, per lui che la maglia se l'è davvero sudata. Splendida conclusione con una piccola deviazione che non pare così influente. Al 65° Guberti serve un assist al bacio per Guidone, la porta è sguarnita, ma l'attaccante centra il palo, robo sfortunata nella circostanza. Ottima comunque la prestazione di Guidone, che lotta su tutti i palloni e cerca sempre di proporci per ispirare il passaggio. Al 70° Guberti protesta per un presunto fallo subito in area. Situazione al limite, grande rischio per il difensore, ma l'arbitro non lo assegna. Nei minuti finali il Como si riversa nell'area bianconera, ma i tentativi sono da dimenticare. Dopo 4 minuti di recupero, finalmente la Robur può tornare a gioire in casa. 3 punti lottando e faticando di grandissima importanza, che tengono la squadra nei piani altissimi della classifica, in attesa dell'importante match casalingo di Coppa Italia mercoledì prossimo contro la forte Ternana e poi la difficile trasferta di Novara. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Questo è quello che è successo all'Artemio Franchi di Siena. Vincenzo Bullo, mentre ci vediamo le immagini della partita, è arrivata la seconda vittoria casalinga il 23 ottobre con la Pianese in un turno infrasettimanale, quindi diciamo all'ora di cena. Forse è questo che porta fortuna, perché le due partite sono state giocate quasi allo stesso orario, 20:45 è cominciata ieri sera questa partita, gara di grande sofferenza, il Siena è stato per 70 minuti, qualcosina in più, in superiorità numerica, però insomma ha dovuto sudare parecchio per portare a casa questa vittoria contro un ottimo Como. Sì, una vittoria molto sudata, d'altra parte non poteva non essere così visto che giocavamo in casa. Siena quando gioca in casa soffre per definizione. Avevamo di fronte una squadra, il Como, particolarmente scorbutica, ben messa in campo dall'allenatore che ha letto molto bene la partita, che ha fatto esercitare ai suoi uomini un pressing veramente asfissiante a tutto campo, soprattutto ha ordinato agli attaccanti di andare a pressare sui nostri difensori che non avevano altro da fare se non un improbabile giro palla con passaggi che non oltrepassavano la linea mediana del campo. Mi viene da dire Migliorelli, che non ha veramente passato mai la linea di centrocampo, e le soluzioni che proponeva erano passaggi indietro a Baroni o lanci assolutamente inutili e inefficaci nella metà campo avversaria. In più abbiamo sofferto a centrocampo, una situazione sicuramente di pressione da parte degli dei centrocampisti loro, nei confronti dei quali noi eravamo spesso in inferiorità numerica, tranne quando a un certo punto del primo tempo siamo
siamo ripassati al vecchio modulo a 4, ma nel secondo tempo siamo tornati a 3 a centrocampo e noi in questa situazione in casa soffriamo. Tutti questi elementi hanno fatto sì che la superiorità numerica nostra fosse veramente invisibile. Perché si risolvesse solo in questo momento, come vediamo, con questo gran in questo gol. Momento questo gran gol viziato da una piccola deviazione, comunque gran tiro di Daurias, come diceva Veronica Costa, la specialità della casa di questo giocatore che ha sofferto molto nei precedenti turni fino a guadagnarsi una maglia da titolare sudatissima, meritatissima, un giocatore di cui il Siena ora non può fare a meno. Io l'ultima volta che venni di fronte a queste telecamere citai tre nomi di tre giocatori sui quali il Siena deve fondare il proprio campionato, che sono Lombardo, Guberti e appunto Dauria. Due sono titolari, Guberti potrebbe esserlo mercoledì sicuramente con la Ternana, vedremo. Comunque sempre lì pronto, certo, pronto ad entrare, perché è un giocatore di grande sostanza. Vedremo poi nella prossima giornata di campionato, perché bisogna capire un po' le condizioni di Cesarini, che è uscito alla fine del primo tempo, probabilmente anche per l'episodio chiave. Lo rivediamo insieme. L'episodio chiave è stata l'espulsione di Peli. Allora noi vediamo le due ammonizioni che ha preso questo giocatore, l'una all'undicesimo e una al dodicesimo, a dire la verità. Questa, la prima su Serrotti, Serrotti va in corsa, no? Vincenzo, e sì, un po' anche col gomito, quindi pure andandosi a infilare in una tunnel di 3-4 giocatori, sinceramente, guardandola diciamo con la massima dell'oggettività, Serrotti non avrebbe potuto far molto, però arrivava in velocità, Peli lì si mette davanti e mette un po' il gomito e Serrotti prende questa... ha chiesto molto a se stesso, no? In una certo parte, un giocatore di grande generosità e di grande qualità, ma in questo caso è andato ad infilarsi proprio in un imbuto dal quale era un po' difficile che potesse uscire indenne. Poi ci ha pensato il giocatore del Como a strattonarlo, a chiuderlo in una vera e propria morsa e a fare un fallo da ammonizione. Sacrosanto, da ammonizione. Assolviamo Luca Angelucci di Foligno anche con l'altra ammonizione, non perché siamo ovviamente di parte, se vediamo l'altra ammonizione che arriverà nemmeno 10 minuti dopo, eccola qua, perché oggettivamente le immagini non ci aiutano tantissimo, perché la telecamera non ha seguito proprio, entra proprio alle gambe, esatto, arriva dopo, un pochino dopo, però diciamo l'intervento c'è, un intervento scomposto, tra l'altro colpisce Cesarini, che poi sarà anche costretto a uscire. Dobbiamo valutare bene anche se è determinante poi questo colpo nel problema al polpaccio che ha avuto Cesarini. Il problema è che quando si viene ammoniti in 10 minuti, magari qualcosa da recriminare si ha. Non direi in questo caso, perché l'intervento è davvero scomposto. Non capisco, ecco, le rimostranze del numero 7 Comasco, che qui scandalizzato quasi, no, dalla decisione dell'arbitro, che mi sembra sacrosanto. Un arbitro che non ha fatto sconti, perché ha ammonito D'Ambrosio, mi sembra, dopo un minuto. Ha ammonito Vassallo dopo un minuto per un fallo che forse poteva anche passare senza essere sanzionato, e come poteva sorvolare a un fallo del genere di un allenatore, di un giocatore recidivo, perché mi sembra che qui il giocatore sia particolarmente duro nell'entrata, soprattutto nel secondo fallo che fa su Cesarini. Qui sta un po' al giocatore evitare, avendo sulla testa un cartellino giallo sacrosanto come il primo, perché va a interrompere un giocatore in corsa, probabilmente utilizzando anche il gomito. Dopo l'ammonizione vai a fare questo fallo nel tentativo di anticipare in una zona del campo, tra l'altro, che siamo sì con il Siena proteso qua, non dico in contropiede ma in ripartenza, diciamo così, però insomma difesa schierata, come vediamo nelle immagini in alto, vai a fare un fallo così, è stato ingenuo. Mi sembra la cercata, insomma, no? Questo Vincenzo non ha, diciamo, come dire, favorito tantissimo il Siena per i discorsi che facevamo, perché poi insomma il Siena ha subito fatto un tiro con Arrigoni praticamente dopo qualche secondo rispetto a questa
a questo episodio, però ha un po' faticato, no? Poi per fare tante occasioni. Il Siena è rimasto bloccato nella sua metà campo con le solite difficoltà di costruzione del gioco, ripeto, quello che doveva essere sulle fasce non c'è stato, d'altra parte si sa che i pericoli vengono dagli affondi sulle fasce e dai cross che partono dalla fascia. Ricordo il gol, perfino il gol che abbiamo fatto in Coppa Italia, un bel cross dal fondo che Campagnacci butta dentro, no? E da altre occasioni in campionato, quando gli esterni rimangono nella propria metà campo e si limitano a lanciare pallonate nella metà campo avversaria, quelle sono matematicamente preda dei difensori della squadra avversaria, e poi la solita difficoltà di costruzione del gioco a centrocampo. Difatti ieri il Siena, in virtù di questa sofferenza, ha creato pochissime occasioni. Anzi, qui, come abbiamo visto, il 41esimo ha rischiato noi, con Gabrielloni, insomma. Noi la solita amnesia difensiva, e mi sembra abbia visto ancora una volta protagonista, ahimè, non me ne voglia, il nostro capitano D'Ambrosio, però qui ci è voluto una gran parata del nostro Confente che ci fino ha messo la pezza, insomma, fino ad arrivare a questo gol di Dauria. A dire la verità, poi insomma, oggettivamente dopo questo gol il Siena si è un po' sofferto nei minuti finali, nei minuti di recupero, però un rigore, insomma, un mezzo rigore su Guberti, il palo di Guidoni che vedremo fra pochi minuti nel scorrere, ecco, delle immagini, è stata una bella occasione. Indubbiamente hanno legittimato, no, questo gol, insomma, se fosse arrivato il 2-0 non avremmo certo discusso, no, ma lo dico da senesi, insomma. Allora, sicuramente il Siena ha meritato la vittoria. La differenza tra fare o non fare il secondo gol significa chiudere o lasciare in bilico la partita. Quando questa sei è l'occasione sull'1-0, eccola qua, ecco, Guidone qui l'angola troppo e va a prendere il palo, aveva la porta spalancata, forse poteva fare anche qualcosa di meglio, no? Invece di incrociarla in questo modo, un po' troppo, e va a prendere il palo. Questione di centimetri, è stato sfortunato, se qui, ecco, qui poteva questo starci. Mezzo rigore, ci poteva stare il rigore. Ci poteva stare perché Guberti qui forse si, lo rivediamo in queste immagini, forse si lascia un po' andare, però il difensore con il corpo un po' l'ostacola, ci poteva anche stare il calcio di rigore. Poi arriviamo ai minuti finali, Vincenzo, dove effettivamente un po' di sofferenza c'è stata. Capisci, perché poi va a finire in questo modo, quando te la partita non la chiudi e lì fra il secondo gol, farlo o non farlo, ci corrono 5 centimetri, poi alla fine loro si rivertono avanti e mandano quelle palle in area che possono essere fonte di pericolo. Assolutamente. Allora, prima di andare ad ascoltarci poi quello che ha detto alla fine della partita Nicola Belmonte, che ha sostituito la doppia squalifica di Dal Canto e Lamma, allenatore e vice allenatore, esordio vincente per Nicola Belmonte, facciamo una piccola pausa e poi torniamo in diretta Domenica Sport Sera, state con noi. Eccoci tornati in diretta, facciamo una piccola pausa per quanto riguarda la Robur, parliamo di Emma Villas, ci vediamo risultati e classifica dopo la vittoria, la bella vittoria dell'Emma Villas al tie break di cui vi abbiamo già raccontato. Ecco qui l'ottava giornata, Emma Villas Obessiera, Castellana Grotte 3-2, Bergamo Santa Croce 3-0, Mater Domini Castellana Grotte Mondovì 3-2, Cantulla Gronerico 2-3, Calci Reggio Emilia 3-1, Ortona Brescia 3-1. Per questa classifica dopo 8 giornate di campionato, la leggiamo insieme: Ortona e Calci a 19, Emma Villas 17, Brescia 16, Santa Croce 15, Bergamo 14, BCC Castellana Grotte 13, Lago Negro 10, Reggio Emilia 7, Mater Domini Castellana Grotte 6, Cantù 3, Mondovì 2. Intanto saluto la nostra ascoltatrice Chiara, che so che ci segue su Domenica Sport Sera, e poi saluto Lorenzo Agnelli in collegamento telefonico con noi. Lorenzo, buonasera. Buonasera, buonasera Alessandro, e buonasera ovviamente a tutti i nostri telespettatori. Per questa vittoria al tie break dell'Emma Villas, vittoria sofferta, ma insomma la squadra Castellana Grotte, come vediamo appunto nelle immagini, non facile, è arrivato però un successo importante, no Lorenzo? Assolutamente, una squadra molto ostica. C'è da dire che la BCG Castellana Grotte insieme all'Emma Villas Obessiena era una tra quelle due, forse le due squadre, no? Su cui avevano tutti puntato gli occhi, tornavano dalla Venima, scendevano dalla Superlega, e quindi era veramente considerata un po' la corazzata insieme all'Emma Villas Obessiena.
c'è da dire che non era partita nel migliore dei modi, infatti anche la classifica stessa parla di 13 punti oggi, insomma, soltanto della BCC Castellana Grotte, ma la BCC Castellana Grotte è veramente una grandissima corazzata, una grandissima squadra. L'ha dimostrato anche la settimana scorsa la vittoria da 3 punti, un 3-0 netto contro Ortona che, come avete visto poco fa, la classifica parla chiaro, è in testa insieme a Calci, quindi significa, e tra l'altro contro cui l'Emma Villas ha perso in trasferta 3-2 due settimane fa. La BCC Castellana Grotte tra l'altro aveva due ex di lusso, Fabroni e Vedovotto, insieme ai quali l'Emma Villas era salita in Superlega 2 anni fa, e è una squadra veramente ottica, una squadra che ha ottimi giocatori, soprattutto schiacciatori di palla alta, Morelli, Vedovotto e il brasiliano Moreira, quindi giocatori veramente di altissimo livello, e l'hanno dimostrato, infatti sono partiti molto molto bene nel primo set, poi l'Emma Villas si è un po' svegliata, ha cercato di recuperare, tant'è che era finito proprio ai vantaggi 26-24, poi Emma Villas ha imposto il proprio gioco nei due set centrali, nel secondo e nel terzo, poi è tornata Castellana Grotte e nel quinto ovviamente una gara di nervi, ci sono state moltissime anche moltissime contestazioni da parte del pubblico, da parte delle panchine, quindi è stata veramente una partita molto calda, ma quello che conta sono i due punti, la vittoria per 3-2. Lorenzo, anche in vista del prossimo turno che ci vediamo insieme alla nostra regia, ovviamente sono punti importanti, abbiamo visto poco fa anche la classifica, insomma la Emma in recupero, questo è il prossimo turno della 10ª giornata con la trasferta a Mondovì, Lorenzo. Sì, una trasferta lunghissima, molto lontana ovviamente la trasferta a Mondovì. Mondovì è una di quelle squadre che non sta, diciamo, facendo un ottimo campionato, tant'è che è ultima in classifica, ha soltanto 2 punti, ha comunque vinto 2 set a Castellana Grotte contro la Mater Domini in questa giornata, è una squadra che ha avuto un po' di cambiamenti, il cambio allenatore, qualche giocatore che è andato via e sicuramente qualche altro giocatore che arriverà. Diciamo che è una gara comunque difficile, perché tutte le gare hanno una storia a sé, sono tutte partite difficili, però è ovvio, anche guardando la classifica, sarà una partita fondamentale per cercare di portare a Siena e portare a casa punti magari 3, perché la classifica ancora è corta in testa, ci sono Calcio e Ortona che sono a 2 punti, certo, dall'Emma Villas. Però insomma è già molto importante, anche perché ricordiamo che al termine del girone di andata ci saranno poi i vari incroci per la Coppa Italia. Assolutamente, le altre partite BCC Castellana Grotte Calci alle 17 di domenica, Mondovì appunto con Siena alle 18, alle 20:30 di sabato 14 dicembre Reggio Emilia Brescia, Cantù Bergamo alle 18 di domenica, Santa Croce Ortona sempre alle 18 di domenica, sabato 14 alle 20:30 Lago Negro Mater Domini Castellana Grotte. Grazie a Lorenzo Agnelli per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi andiamo ad ascoltarci le parole alla fine della partita per quanto riguarda l'Emma Villas, in particolare andiamo ad ascoltare Carmelo Gitto e Romolo Mariano della squadra del presidente Gianmarco Bisogno, li ascoltiamo. Sì, non poteva che essere così la partita, lo sapevamo, e diciamo che i 2 set che abbiamo vinto era un po' un'anomalia, ci aspettavamo una reazione da parte loro e c'è stata, e comunque è venuta fuori una bella partita, loro hanno un grande potenziale, come hai detto tu siamo stati bravi, oltre che a muro secondo me anche in battuta, in momenti importanti a spingere, a metterle in difficoltà, e lì credo che abbiamo fatto la partita. Vuol dire qualcosa questa vittoria contro una squadra fortissima come la BCC Castellana Grotte? Può dire tante cose, ma come non può dirne? Il campionato è lungo, come abbiamo sempre detto ci sono tante squadre attrezzate, la BCC è una di queste, siamo stati bravi a portare a casa la partita, a vincere, e stiamo cercando di dire che anche noi siamo sul pezzo e vogliamo continuare così. Su 2-1 si sperava quasi nella vittoria da 3 punti, Emma Villas era andata comunque avanti nel quarto set, però comunque un tie break è veramente molto importante anche per quanto riguarda la classifica.
Sì, detto bene, lo speravamo un po' tutti, c'è stato un calo da parte nostra, ma anche merito loro comunque, che hanno sempre con la battuta ci hanno messo in difficoltà e con qualche cambio palla non andato lì abbiamo lasciato sfumare il set. Ti ripeto, ci sta perché loro sono un'ottima squadra, quindi bravi nel tie break a riprenderla e a vincere. Mi viene da dire che ormai è una consuetudine la nostra partenza un po' diesel, poi come hai detto tu siamo stati bravi a recuperarli e lì c'è un po' di amaro per non aver portato il set a casa, perché dopo una rimonta di quelle sul gioco loro, che comunque stava andando bene, poteva significare tanto e magari cambiare il risultato abbastanza nettamente, però che la siamo giocata così va benissimo uguale. Sì, non me la sento di dire non di primissima fascia, perché comunque diciamo una classifica. Sì, se parliamo di classifica, sì, quest'anno non bisogna sottovalutare nessuno. Giochiamo sempre fuori casa e non è mai facile. Noi andiamo lì con lo spirito che ci caratterizza e che mettiamo in campo tutte le partite, come hai detto tu, per cercare di portare a casa tutti e due i risultati. Se devo essere sincero, mi è piaciuta molto Calci. Se ricordate lì c'è stata una grande prova anche da parte nostra, infatti, però avevano un bel gioco su tutti i fondamentali, battevano, mi ha impressionato, sta giocando bene e comunque anche le altre non sono da meno. Castellana ha un gran potenziale, secondo me bisogna stare attenti perché adesso la prima parte del campionato, sulla seconda parte dove conta, allora lì si tireranno le somme magari. Io non sono bravo a fare queste cose. Zamagni voto 8, Gitto non pervenuto e rimandato, mettiamola così, dai. Sì, cioè, ci lavoro tanto, sono molto contento di aver messo in pratica il servizio oggi e soprattutto essere riuscito a creare un bel break per la squadra, ma credo che anche gli altri compagni abbiano creato dei danni alla ricezione loro. Abbiamo spinto tanto e quindi insomma ci avvantaggia poi giocare così. No, due trasferte, una l'ultima in casa il 26, secondo me è da giocare con molta attenzione, un po' più mentale, essere bravi a prenderci tutti i punti disponibili per la classifica finale di andata per la Coppa Italia. Quindi giocare fuori è sicuramente più difficile, non c'è il pubblico di casa, ma dobbiamo essere più bravi noi. Ha fatto un accenno al pubblico, quanto è stato importante il pubblico questa settimana e anche la settimana scorsa? Secondo me tanto ci aiuta, io sono convinto che qui possa esplodere, io ho dei ricordi qui passati e credo che questo palazzetto possa dare ancora di più, come lo possiamo fare anche noi. Allora Vincenzo Vullo, torniamo alla Robur, prima di ascoltarci appunto quello che ha detto Nicola Belmonte, diamo uno sguardo un attimo alla classifica, perché ne parlavamo prima durante la pubblicità, insomma le vittorie di oggi in realtà non hanno cambiato molto la situazione, però è stato importante prendere 3 punti con il Como perché un pochettino là davanti la situazione si sta, non dico delineando, però al di là del Monza c'è questo stacco fra il gruppo composto da Renate, Pontedera, Robur, Carrarese e Novara e diciamo Albino Leffe, Arezzo, Alessandria, anche se 4 punti sono pochi, come vediamo appunto il Novara 29, Albino Leffe, Arezzo, Alessandria 25. Come dire, non vincere in casa con il Como sarebbe stato un problema, sinceramente. Insomma, è stato importantissimo vincere ieri, anche perché le squadre che ci affiancano o che sono appena sopra di noi hanno fatto altrettanto, hanno vinto, quindi vincere per tenere il passo di queste due squadre, soprattutto queste due di Renate e Pontedera, che mi sembra che stanno sorprendendo. Vincenzo, Renate tra l'altro stava perdendo 1-0 con l'Albino Leffe. Pontedera insomma ha vinto con la Pianese, ma insomma non meritatamente, insomma, speravo che trovasse qualche ostacolo in più con la Pianese, invece poi meritando anche poco in ogni modo ha vinto. Il Renate continua la sua marcia sorprendente al secondo posto e quindi noi non ci resta che insistere, e guardando la classifica aumenta naturalmente il rammarico per i tantissimi punti persi in casa, bastava averne fatti un po' per poter essere
non dico tranquilli, ma insomma al secondo posto in solitudine, ma il se e il ma diciamo non fa il paradiso. È il paradiso di chi, lo sappiamo. Senti Vincenzo, Monza ormai è andato. Sì, Monza direi ormai fa un campionato a sé, lo sapevamo prima, considerando quello che è stato un po' l'impegno economico sulla carta profuso dalla società di Berlusconi e di Galliani, e poi il campo ha confermato quelle che erano le attese, importanti attese della vigilia su questa squadra. Certo. Quindi il Monza direi che tranne terremoti, ma che terremoti e tsunami insieme, sì, tsunami direi, insieme perché... ci deve essere proprio una cosa. È inutile fare tanto i paragoni, il Livorno, l'Alessandria di 2 anni fa, ma non avevano questo organico, non avevano l'organico certo del Monza, quindi direi il Monza sta veleggiando a pieno titolo verso la Serie B, quindi il primo posto io lo considero assegnato, poi nella vita non mai dire mai, figuriamoci nel calcio, in ogni modo noi continuiamo a fare punti, se poi questi punti a qualcosa serviranno, se non servono serviranno intanto per raggiungere questo importantissimo secondo posto, per il quale la lotta mi pare sia abbastanza serrata, che te hai detto 5 squadre, in però realtà insomma sono al momento sarebbero 5 da 29 a 32, però anche insomma però quelle... poi, cioè, l'Arezzo, l'Albino F, l'Alessandria sono sempre squadre che possono trovare poi lo slancio a un certo punto del campionato, sappiamo il girone di ritorno di solito rivela anche sorprese, e quindi poi 4 punti sono una partita, certo, non è che... assolutamente. Allora ci andiamo ad ascoltare quello che ha detto alla fine della partita l'esordiente Nicola Belmonte, esordiente sulla panchina per la doppia squalifica dal canto Lamma, lo ascoltiamo insieme. Stare nella panchina aggiuntiva è un conto, stare nella panchina ufficiale, avere diciamo questa piccola responsabilità. Il cambio della panchina è stato deciso dalla società, quindi i meriti vanno a loro. Sono felicissimo, è inutile nasconderlo, sicuramente sono sensazioni diverse da quando giocavo, perché quando giocavo avevo il modo di sfogare in campo diciamo l'adrenalina. Invece lì è tutto diverso, perché diciamo che si è bloccato, però è stato bellissimo. Penso che sia stato fatto perché non sto attraversando un momento bellissimo della mia vita a livello familiare, quindi diciamo che presumo che loro abbiano voluto dimostrarmi il loro affetto con questo gesto bellissimo e li ringrazio. Il problema è che tutti quanti siamo abituati a vedere una squadra che crea 15 pari gol a partita. Oggi non è stato così, perché abbiamo trovato di fronte una squadra organizzatissima, messa bene in campo, e secondo me la classifica non rispecchia il vero valore della squadra che hanno loro, però l'importante era portare a casa questi 3 punti. Vero, la superiorità a volte è un'arma a doppio taglio, perché poi ti senti ossessionato da dover risolvere la partita, di dover far gol, quindi può avere anche l'effetto contrario a volte. Da fuori sembra facile, lo capisco, ma in realtà non è così, anzi a volte veramente può essere un'arma a doppio taglio. No, Ale ha preso una botta al polpaccio, è venuto in panchina a farsi medicare e diciamo che preferiva stare in campo fino al 45esimo e poi valutare lo spogliatoio, ma è normale che sia così, chi è che vuole uscire dal campo? Penso nessuno, solo che zoppicava in campo, non era diciamo nelle condizioni di poter dare quello che lui ci dà di solito, quindi abbiamo preferito cambiarlo. Ma la partita l'ha vinta grazie a una giocata di Gialluca, un gran tiro da fuori area, anche se deviato se non mi sbaglio, però alla fine abbiamo avuto pazienza, non abbiamo mai perso la testa e, ripeto, non è facile giocare contro una squadra che è messa bene anche se in 10, perché loro veramente occupavano il campo benissimo anche in inferiorità numerica, perciò alla fine la pazienza ci ha premiato. Abbiamo rischiato una palla diciamo casuale il primo tempo, da un rimpallo è nato una palla in profondità per l'attaccante loro che si è presentato a tu per tu, però alla fine del secondo tempo
l'abbiamo gestita alla grande, non abbiamo mai subito, tolti gli ultimi 7-8 minuti che ogni punizione che loro avevano anche da 70 metri alla porta buttavano sta palla in aria e lì poi vuoi non vuoi qualcosa c'è sempre il rischio di concedere, quindi la squadra ha fatto tutto quello che il mister gli ha chiesto e non io, il mister Dal Canto, perché è il merito di mister Dal Canto e mister Lamma. E quindi siamo felicissimi, finalmente abbiamo vinto in casa la seconda, perciò speriamo di continuare così. Vincenzo, abbiamo sentito le parole di Belmonte, mercoledì alle 18.30 partita di Coppa Italia, tra l'altro interessante due aspetti prima di parlare di Coppa Italia, il cambio della panchina, perché sì, si è tornati alla panchina che occupava Conte ai tempi di Conte, in Serie B. Conte ci aveva visto lungo infatti, perché lui diceva bisogna pressare il guardalino. Siccome il guardalino è lì, è il quarto uomo, allora il quarto uomo, ora non c'è il quarto uomo, si aggirava intorno a quella panchina e lì c'era sempre il pressing, l'allenatore della squadra avversaria che faceva pressione e noi eravamo a distanza, insomma questo non va bene, quindi credo che sia stata una scelta alla fine anche giusta. E poi Belmonte appunto ci ha aggiornato sulle condizioni di Cesarini, verranno valutate meglio domani alla ripresa in vista poi della Coppa Italia, dove probabilmente Cesarini non giocherà. Però mi sembra di capire che se si tratta di una ferita, paradossalmente non è un problema. Ma ha preso una bella botta in quell'occasione. Una bella botta lì, sì. Dicevo, mercoledì 18.30, sfida di quarti di finale secca con la Ternana. La Coppa Italia di Serie C permette sostanzialmente, in caso di vittoria, di entrare nei playoff come se si fosse arrivati al secondo posto nel girone, al di là appunto della vittoria della competizione, che insomma però viene messa in bacheca, ma poi porta a questo. Io direi, Vincenzo, non so se sei d'accordo, però col fatto di vedere ormai l'orizzonte, diciamo, il traguardo finale, perché non provarci? No? Questa è la Coppa Italia, no? Che non interessa a nessuno, o quasi, finché sei all'inizio. Finché poi non c'è un obiettivo. Quando poi avanzi e si comincia a parlare di quarti di finale e di semifinale, se dovesse andare bene la partita di mercoledì, allora il gioco si fa interessante. Si fa interessante al punto che io credo che ora l'allenatore debba cominciare a pensare di mettere in campo la migliore formazione, perché la Ternana... Questo non credo succeda, nel senso, ti spiego, la filosofia di Dal Canto è stata sempre questa. Andare su quel tipo di giocatori, cioè lui ha detto chi gioca in Coppa Italia giocherà fino a quando andiamo avanti, anche perché secondo lui, questo ovviamente parole Dal Canto, sostanzialmente la rosa si equivale e quindi va anche bene così. Sì, oddio, do ragione a Dal Canto fino a un certo punto, nel senso che dando a questo gruppo di giocatori questa responsabilità, no? A questo punto diventa una responsabilità forte quella che dà loro, no? Perché si tratta di giocarsi una semifinale, perché se mercoledì la squadra dovesse superare il turno si parla di semifinali, giocatori che non hanno occasione, cioè non raramente, di mettersi in luce in campionato, e quindi la Coppa Italia diventa una vetrina importante, certo, per loro. Quindi, anche motivazionale. Sì, anche motivazionale, quindi ecco, sicuramente hanno quegli stimoli, quella motivazione, quella determinazione per lottare. Poi che siano tutti titolari allo stesso modo, l'allenatore forse no, insomma, lo dice, ma insomma, forse no, perché se c'è la panchina, se ci sono quelli che entrano in campo da subito. Torniamo però alla partita di ieri, andiamo a ascoltarci anche quello che ha detto Matteo Serrotti, uno dei protagonisti di questa vittoria, lo ascoltiamo e poi torniamo in studio. Sta una partita dura, insomma, come una buona squadra e va bene, dai, siamo contenti del risultato. Sì, è difficile dare sempre una spiegazione, perché magari questa partita rispetto ad altre abbiamo creato meno, siamo stati un po' più lenti a girare il pallone, eravamo costretti, facevamo un po' più fatica a attraversare la squadra avversaria, quindi eravamo costretti a girarla, e sicuramente l'espulsione ci ha aiutato, perché si sono abbassati di 10-15 metri, quindi guadagnavamo insomma anche qualche tempo di giocata. Partite sfatte, episodi, difficile dirti, cioè, da trovarti una spiegazione. Senti, cioè, quando una squadra ti attacca alta è normale che ti pressa e ti può mettere in difficoltà.
magari ci sono delle partite che se magari siamo più lenti, si ritarda delle giocate, si fa un po' più fatica, non sono sempre solo gli avversari, cioè delle volte siamo anche noi, però ci sta, insomma, non tutte le partite sono uguali, è normale, se una squadra ti pressa alta, se si riesce a uscire dal primo pressing, si trova come è successo a Alessandria, cioè poi si aprono spazi, noi abbiamo le qualità anche per uscire contro squadre che ci pressano, quindi sicuramente ci sono partite dove abbiamo trovato più difficoltà, dipende anche dall'avversario, però spesso dipende anche da noi. Ora magari da fuori si notano delle cose, noi da dentro cerchiamo sempre di fare il massimo. Ripeto, è difficile darti una spiegazione perché un partito come Pontedera che abbiamo creato tantissimo, abbiamo perso, oggi magari rispetto a quella partita non meritavamo magari di vincere, era più giusto il pareggio, però sì, cioè noi siamo qui per fare il massimo e sicuramente la sconfitta ti tocca dentro e quindi insomma dopo le sconfitte è normale che cerchi di tirare fuori ancora di più, cioè noi fare poi risultati in casa, cioè non è una cosa che c'è, non siamo cioè non siamo Coppa, dai, siamo dispiaciuti anche noi, cioè non è una cosa e però è difficile trovare una spiegazione perché comunque bene o male prestazioni spesso le facciamo. Ci rivediamo il gol decisivo della partita di ieri con il Como perché Vincenzo, volevo parlare, un po' ne hai già parlato, però volevo parlare di questo giocatore, poi lo ascoltiamo anche, Gianluca D'Auria, che qui riceve dopo questo dialogo proprio con Arrigoni, riceve questo pallone e dalla sua mattonella riesce a fare un gran gol, un po' alla Del Piero se vogliamo così paragonare questo suo tiro a qualche giocatore importante del passato, ma dicevi giustamente un giocatore che ha conquistato, si è sudato la maglia da titolare, pescato in estate dal Francavilla e adesso è titolare da metà mese di novembre e non lascia più questa maglia. Tra l'altro personalmente pensavo a una staffetta con Guberti, nel senso Guberti dal primo minuto e D'Auria magari a gara in corso ieri sera, invece non è stato così e D'Auria, ha avuto ragione dal canto. Sì, D'Auria ha veramente un piedino caldo, da quella mattonella come giustamente hai detto te riesce a far partire palloni davvero velenosi e soprattutto imprendibili per i portieri avversari, no? Certo. Sono tutti i tiri da fuori quelli che lui riesce a fare e trova la porta, un giocatore che è entrato, come si diceva, in punta di piedi, che ci ha messo un po' prima di guadagnarsi il campo, prima di guadagnarsi la maglia da titolare, ma credo che ora giustamente la stia occupando a pieno titolo, è un giocatore importante, soprattutto unisce qualità a quantità, pressa, recupera palloni, torna indietro, si propone in tutte le zone del campo fino ad arrivare al tiro in maniera sempre molto, molto lucida, certo, e creando pericoli seri per le porte avversarie. Allora lo ascoltiamo Gianluca D'Auria, ci ascoltiamo quello che ha detto alla fine della partita contro il Como e poi torniamo in studio. È stato un bel gol, a parte che il difensore l'ha deviata e è andata dentro, diciamo che quando mi capita di girarmi mi lasciano lo spazio per tirare, cerco di calciare sempre, è andata bene, è andata dentro. Sì, loro erano in 10, quindi già dal 20° erano tutti chiusi dietro, quindi per noi non era facile, però per fortuna è arrivato, diciamo, questo episodio che è andata bene, è andata dentro e ci siamo sbloccati. Primo tempo abbiamo fatto un quarto d'ora 20 minuti che sono andato a sinistra, al secondo tempo siamo ritornati come siamo partiti, mi sono messo là il quartista, cercavo di aiutare Marco che lui veniva incontro e attaccava lo spazio, diciamo
per quello che sto facendo io devo cercare di allungare le difese e di attaccare lo spazio. Guarda, all'inizio, come avete visto, non giocavo quasi mai, cioè giocavo poco, quindi è vero come ha detto il mister chi merita il gioco, perché secondo me se in queste partite sto iniziando dall'inizio, secondo me perché me lo sono meritato, poi magari passano 3-4 partite e non gioco più perché non merito più di giocare, quindi veramente chi merita il gioco, però noi lavoriamo sempre al massimo, soprattutto io che cerca sempre di dare una mano alla squadra e niente questo. Adesso è più dura di prima perché comunque devi cercare di mantenere diciamo questa maglia, però se non dovessi partire dalla prossima partita non è che faccio quello che ho fatto all'inizio, cerco sempre di dare il massimo e di far capire al mister come ho sempre fatto, fargli capire che ci sono anch'io. Sì, siamo arrivati a un punto che ci crediamo, che anche la Coppa è diventata una competizione importante perché stiamo andando avanti e comunque se mercoledì vinciamo diventa veramente importante, quindi sicuramente una partita importante come tutte le altre. Allora, mercoledì la Coppa Italia ne abbiamo parlato, però ci vediamo il prossimo turno del campionato con il Siena che va su un campo difficile, a Novara domenica prossima alle 15, eccolo qui il prossimo turno. Vincenzo Vullo, tutte partite tra l'altro interessanti, fra cui ovviamente quella del Siena, per esempio Pontedera Monza, come vediamo alle 17.30 di domenica, anche Como Albino Leffe, insomma in questo gruppone dietro il Monza non si può mollare di un attimo, no? Non si può mollare, comunque Pontedera Monza è una partita interessante perché se il Monza fa il Monza dovrebbe battere il Pontedera e a noi ci fa un favore, tanto a questo punto certo, si deve andare via, insomma deve andare via, vada via bene e a questo punto ci fa un favore se blocca il Pontedera, anche perché insomma non credo che se il Pontedera, se fosse il contrario, il Pontedera e blocca il Monza si aprirebbero per noi scenari di paradiso, perché credo che il Monza, come ho detto prima, è imprendibile, poi non è detto certo che le vincerà tutte da qui alla fine. Comunque ecco, questo Pontedera Monza è interessante, come pure dunque il Renate, non lo trovo, in Renate, casa con eccolo qui, in casa con l'Arezzo. Beh, insomma, l'Arezzo, l'Arezzo è in salute, è in ripresa e quindi potrebbe uscire fuori un risultato utile al Siena. Il Siena gioca fuori casa e quindi speriamo incrociando di continuare la striscia vincente. Ci andiamo ad ascoltare però anche quello che ha detto l'allenatore del Como alla fine della partita di ieri sera, Marco Banchini, per capire anche le sue valutazioni su questa sconfitta della sua squadra. Quello che conta, lei lo sa bene, è solamente il risultato, però la verità è che è questa, l'atteggiamento della squadra sin dall'inizio era comunque arrivare ai 70 metri, non abbassarsi, non era assolutamente pretattica per poi lavorare in un altro senso, è questa l'identità che voglio dalla mia squadra, il lavoro che stava tentando di fare il Siena, se vogliamo entrare nei dettagli, era quello di accentrare la mezzala di parte per riuscire a trovare una linea dentro o da Baroni oppure da Migliorelli che veniva dentro il campo. Ci siamo subito adeguati, Bellemo riusciva a scalare, riuscivamo ad arrivare a tenere i due mediani dentro il campo e non far giocare Siena tra le linee. La verità è che l'atteggiamento della squadra, oltre a essere quello tatticamente con un baricentro avanti, è stato un atteggiamento aggressivo, è stato un atteggiamento determinato e le dico la verità, io faccio i complimenti ai ragazzi perché, come ha detto lei, l'inferiorità numerica non si è vista e lo dimostra poi il gol del Siena, perché comunque è una giocata individuale che sapevamo essere nelle corde dei giocatori di talento della Robur, però un tiro oltretutto anche deviato che ti va sotto l'incrocio purtroppo sono delle situazioni che nel calcio ti capitano. Quello che di positivo e di costruttivo porto a casa è comunque una sistemazione tattica di 4-3-2 che non ha voluto perdere i due attaccanti per non far giocare comunque la difesa del Siena che partiva da dietro e sa lavorare molto bene in ampiezza.
Allora, Vincenzo, vorrei ascoltare anche quello che ha detto il tecnico della Pianese, Marco Masi. Vorrei anche il tuo giudizio sulla Pianese, sul campionato non semplice comunque della neopromossa. No? La Pianese sta facendo un campionato da matricola piena di orgoglio, piena di volontà e di tenacia. Ha giocatori anche di qualità, ora mi sembra che gli sei anche infortunato un giocatore importante, mi pare Benedetti. E comunque è chiaro che la Pianese ha da lottare e ha da sudare. Sinceramente quello che gli manca è la continuità un po', perché alterna risultati piacevoli, risultati positivi che sembra possano poi proseguire in risultati altrettanto validi. E rivediamoci, poi rivediamoci un attimo la classifica, anche per capire il campionato appunto che deve fare la Pianese, no? Che è comunque un campionato da neopromossa, è in una situazione in questo momento non semplice, perché ha 18 punti, quindi in zona non ancora in zona, in zona play-out, però parte, ovviamente insomma. A parte Como e Giada Erminio e Olbia, che sono abbondantemente staccate e sembrerebbero a questo punto un po' fuori dai giochi, la Pianese è lì a 18 punti, quindi si lotta tra 15, 18, 21, sono 6 punti, e in 6 punti ci sono queste 4-5 squadre, lì basta vincere una partita che ti perderla e vieni risucchiato, ma si sa che il campionato è così. È allora così. Ci ascoltiamo quello che ha detto alla fine della partita di ieri con il Pontedera, sconfitta immeritata, indubbiamente, l'allenatore Marco Masi. Una partita che abbiamo meritato di perdere, perché se continuiamo a commettere i soliti errori è segno che non stiamo crescendo, la colpa quando non si cresce dell'allenatore, però se continuiamo a commettere questi errori qua è giusto che le partite le perdiamo, perché poi diventa tutto difficile, tutto molto più faticoso. E niente, ora cercheremo di smaltire la delusione, però ripeto, questa è una partita che abbiamo meritato di perdere proprio perché negli episodi non siamo presenti, non siamo determinati. Quindi queste partite contro queste squadre qua le perdi sempre. Il gioco del calcio è a 360 gradi, c'è la determinazione, c'è l'attenzione, c'è essere pratici nelle situazioni. Loro sono pratici, sono molto pratici. Noi invece non ci mettiamo ancora in testa di essere pratici in determinate situazioni. E quindi è giusto queste partite perderle, è giusto che ci siano 14 punti di differenza tra noi e loro, perché noi ancora non siamo entrati bene nell'ottica di questo campionato qua, perché come commetti un errore, uno forse ti perdonano, due ti fanno gol, e noi questo non l'abbiamo ancora capito, perché domenica abbiamo commesso un'ingenuità, oggi abbiamo commesso due ingenuità. È giusto queste partite qui secondo me perdere, perché ci devono far capire che se continuiamo a non essere presenti, a non essere pratici negli episodi, perdi. Bene, io ho detto che la Pianese non aveva meritato questa sconfitta, invece Marco Masi ha detto che è una sconfitta meritata, ma ovviamente la valutazione del tecnico è legata al fatto, come ha detto, che non si possono fare degli errori che poi determinano, certo, i risultati. Io ho fatto una valutazione più generale. La Pianese non ha giocato male, quindi è chiaro che se guardi la partita nel suo insieme, probabilmente la Pianese non meritava la sconfitta. Però si sa bene che poi il calcio ha il suo epilogo, il suo risultato finale in base agli episodi. Assolutamente. Quindi ci rivediamo il prossimo turno. Una pecca di esperienza sicuramente ancora la Pianese. Ci rivediamo il prossimo turno per chiudere la nostra trasmissione. Leggiamo insieme. Carrarese Pianese si giocherà sabato prossimo, 14 dicembre alle 20.45. Alessandria Pavercelli, Giana Propatria, Novara Roburziena, Olbia Juventus Under 23, Renate Arezzo alle 15, alle 17.30, Como Albino Leffe, Gozzano Pergolettese, Pistoiese Lecco, Pontedera Monza, per chiudere appunto il quadro. Domanda finale secca a Vincenzo Vullo, ti aspetti qualcosa dal mercato di gennaio per il Siena? Beh, penso di sì, perché la società a questo punto dovrà giocare tutto per arrivare
al secondo posto. Qui giochiamo pratici, come diceva Masi prima, no? Siamo chiari, il primo posto è assegnato, il secondo posto è alla portata del Siena. Se il Siena riesce però a intervenire nella rosa in maniera intelligente, oculata, giusta. Cioè, il Siena deve intanto sfoltire una rosa che è fin troppo ampia, sono due o tre giocatori che sicuramente dovranno essere piazzati, e qui si vede l'abilità del direttore sportivo e la bravura della società, perché comprare, se ci sono, se ci sono i soldi, si sa sì, far tutti. Perdonami Vincenzo, il problema è che il mercato di gennaio è un mercato già complicato di suo, insomma. Figuriamoci se poi a gennaio devi piazzare certi giocatori, certo, quindi, insomma, in uscita. Poi si sa, il Siena ha bisogno di uno stoccatore, di un giocatore in attacco che riesca a risolvere certe situazioni e certe occasioni. Gli attaccanti dove si prendono a gennaio? Quelli buoni, come si dice, rimangono dove sono, però ci sono anche giocatori poco utilizzati, delusi, scontenti, che cercano, andiamo sul mercato degli scontenti, che cercano piazze importanti dove potersi riabilitare, e quindi tentare una situazione così a gennaio, perché il secondo posto è alla nostra portata e dobbiamo fare tutto quello che è possibile fare per ottenerlo. Grazie a Vincenzo Vullo per essere stato con noi. Grazie a te Alessandro. Grazie naturalmente alla nostra regia, alla nostra redazione sportiva per tutti i consueti ampi contributi. L'appuntamento con Domenica Sportsera è per domenica prossima. Vi ricordo ancora l'appuntamento: domani sera si fa per sport, parleremo di rugby femminile con la storia delle donne etrusche e anche tanto altro. Quindi, come sempre, l'invito è di rimanere sempre sintonizzati su Radio Siena TV. Grazie a tutti, buona serata.